Dunque, siamo in una situazione difficile dove il PNRR, diciamo, deve dare veramente la spinta giusta sulla crescita. Ieri il ministro Giorgetti ha parlato di vajont a proposito del peso dei debiti del superbonus. Dunque, a che punto siamo e come questo inciderà, secondo lei, anche nella trattativa con l'Europa? Allora, in questi casi si può parlare con delle opinioni o con dei fatti. A me piace sottolineare che la Commissione europea, con uno studio di un rapporto intermedio sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tutti gli Stati membri, nel mese di febbraio, con dei valutatori esterni, ha dato il risultato che il nostro Paese è quello che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi. Questo non vuol dire esaltarsi, vuol dire essere sempre con i piedi per terra, sapere che ci sono delle difficoltà, ma comunque prendere atto del fatto positivo della strada che il governo ha messo in campo. Abbiamo, come è noto, revisionato per intero il piano, lo abbiamo adeguato allo scenario nuovo di fronte al quale noi ci trovavamo, abbiamo corretto diversi obiettivi che andavano corretti per renderlo attuabile, abbiamo ottenuto i risultati, il pagamento della terza e della quarta rata, siamo nella fase di definizione degli obiettivi e di verifica della quinta rata per poter avere approvata la quinta rata e entro il 30 giugno dovremo raggiungere gli obiettivi della sesta rata. Ministro, che immagine dà l'Italia in Europa a pochi giorni dalle elezioni con l'arresto del presidente della Liguria? Grazie, buona giornata. Ma insomma, influirà sulle europee?